Cari amici del For Shooters, munizioni non denunciate e buona fede. Cosa può accadere al nostro porto d'armi? In particolar modo oggi daremo la nostra attenzione alla sentenza del TAR Lazio della sezione Prima Ter numero 9130 del 2018. Vediamo prima di tutto il caso. Tizio, titolare di porto d'armi ad uso caccia, viene sottoposto ad un controllo da parte delle forze dell'ordine e in sede di controllo emergeva che lo stesso deteneva un certo numero di munizioni non denunciate. In particolar modo, egli deteneva 51 cartucce calibro 12 a palla singola, 24 cartucce calibro 7 Remington Magnum e 987 grammi di polvere da sparo. I militari disponevano il sequestro del materiale e Tizio veniva denunciato per aver omesso ad adoperare la necessaria diligenza nella custodia delle armi. A questo punto, la questura provvede a disporre la sospensione della licenza di porto d'armi fino alla definizione ed esito del procedimento penale di cui sopra. Vediamo il ricorso. Tizio decide di proporre ricorso al TAR, eccependo la propria totale buona fede nel possesso di un certo numero di munizioni non denunciate, avendolo addirittura egli stesso mostrate spontaneamente ai militari in sede di controllo. Emergeva inoltre, in modo inequivocabile, la totale mancanza di intenzionalità di celare la detenzione delle munizioni di cui al paragrafo precedente. A questo punto il TAR Lazio accoglieva la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato e stabilisce quanto segue. Alla luce di quanto emerso nel ricorso, il ricorrente non appare inaffidabile nell'uso delle armi, tenuto conto che alla luce di come si è svolta la vicenda, si ravvisa la sua totale buona fede nell'omettere la denuncia di cartucce e polvere da sparo. Infatti lo stesso ha spontaneamente consegnato tutto in sede di controllo ed inoltre aveva correttamente denunciato la detenzione di un certo numero davvero molto consistente di munizioni rinvenute nel medesimo controllo. Vediamo l'analisi del ragionamento del TAR. Partiamo come sempre da una prima constatazione di fondamentale importanza: il potere di valutazione nelle fattispecie riguardanti il possibile potenziale abuso delle armi che la legge riconosce al questore è caratterizzato da ampia discrezionalità. Ovviamente tale discrezionalità deve, in un certo qual modo, essere arginata e guidata dalla ragionevolezza, non potendo sfociare in valutazioni arbitrarie e totalmente parziali che rispecchierebbero in questo modo l'esclusiva valutazione personale di chi ricopre l'ufficio del questore. In questo caso, per quanto la detenzione abusiva di munizioni, detenzione abusiva perché appunto munizioni non denunciate, sia elemento fondante e legittimante un ritiro di porto d'armi, non può non essere sottolineata la buona fede del soggetto nell'essere comunque in errore e quindi integrando così un comportamento antigiuridico. La buona fede si ha in questo caso dopo aver chiaramente appurato che dietro il comportamento integrante un reato non vi fosse sostanzialmente la volontà e la piena consapevolezza di porre in essere un comportamento illegale, antigiuridico e quindi potenzialmente pericoloso.